Il film che ho visto io oggi è Champagne. Andiamo a vedere il trailer così poi ve ne parlo un secondo. Perché? I am thankful for your unconditional love and support because this is what matters. This is what È una cosa, ragazzi, pazzesca questo film. Adesso ve lo spiego, non ve lo spoilero. Allora, il film è uscito il 12 agosto, quindi 2 giorni fa, su Mubi, in lingua inglese con i sottotitoli in italiano. È della A24, è della A24. Si chiama The Humans, è diretto da Stephen Karam e scritto da Stephen Karam. Gli attori, avete visto che c'è anche qualche attore importante. C'è anche l'asiatico di The Walking Dead, c'è anche una citazione molto simpatica, molto molto simpatica. Scusate, siccome non ho avuto il tempo materiale di andare a vedere che film ha fatto questo qua, lo guardo adesso al momento. E infatti è il suo primo film, è il suo primo film, ragazzi, tanta roba. C'è questa famiglia che si ritrova in questa nuova casa di una coppia. Lui è il maschio, lei è la compagna e loro sono i genitori più la sorella e la nonna. Si ritrovano in questa casa fatiscente a New York, in una zona tipo Chinatown e insomma si ritrovano per il Thanksgiving, no? E chiaramente entrano, iniziano a commentare la casa è mezza vuota, anzi è vuota, ci sono proprio appena arrivati, è un po' fatiscente, è molto grande, è rumorosa, nel senso che si sentono rumori strani. Iniziano a parlare e poi faranno una cena, quindi bravo, è molto psicologico. Iniziano a parlare, faranno una cena e poi succederanno delle cose che non vi dico. Questo è uno dei pochissimi casi di film che non sono horror, ma sono horror. Questo è uno dei più splendidi casi di film non horror, horror. Perché in teoria il film non è un horror, ma come è raccontato come un horror e vi giuro che rimarrete. Se si amate il cinema e la tecnica cinematografica, il racconto, il linguaggio cinematografico e vedete la classica storia di una famiglia che si incontra e piano piano da una battuta, una cosa, emergono tutta una serie di problemi pesanti anche di queste persone, quindi la vita e tutto il suo peso, tutta la sua difficoltà. Ecco, quando vedete questo film, vi accorgerete come questo mago, veramente mago del cinema, ha trasformato una storia tragicomica, diciamo, tragicomica, trasformata in un horror. In un horror dove ci sono tanti aspetti orrorifici, oltre al linguaggio. Perché il linguaggio? Perché quando le persone di questa famiglia si muoveranno all'interno di questa casa, ci saranno situazioni inquietanti, spaventose. Non solo, il film è anche ricco di jump scare assurdi, assurdi e belli, molto belli. E qua riapro un discorso che ho fatto tantissimo tempo fa. In modo molto ingenuo si parla di jump scare come qualcosa di negativo. Il jump scare è una tecnica cinematografica, non è un elemento negativo. Usarlo in modo improprio, usarlo, farlo male, è negativo, ma il jumpscare di per sé non è negativo. In questo film ci sono dei jumpscare, ragazzi, che vi fanno saltare per aria, sempre se a condizione che guardiate questo film con la massima concentrazione e senza distrazioni, perché dovete entrare nel mood della famiglia. Se vi fate trasportare, chiaramente usciranno tutta una serie di problematiche che riguardano queste persone molto profonde, molto forti e inizierete a essere sempre più coinvolti dalla storia e si trasformerà in una sorta di horror psicologico dove il regista è riuscito in qualche maniera anche a far sembrare la casa
una specie di mostro, sì, di elemento mostruoso che avvolge queste persone. Veramente qualcosa. Io veramente, fin così se ne vedono pochi. È assolutamente un film atipico. Non dovete aspettarvi un cazzo quando guardate questo film, perché non sarà mai come ve lo immaginate. Sarà sempre diverso. E secondo me, da questo film dovete uscirne pensando che vi ha fatto vedere un qualcosa di completamente nuovo. Completamente nuovo. E come un genere sia indipendente dal modo di raccontarlo. Ci possono essere due elementi horror. Uno è la storia di per sé, che se è horror o meno, e due è come lo racconti. Perché io ti posso raccontare un film non horror come se lo fosse. Quindi con le stesse tecniche che ti mettono a disagio, le stesse tecniche che ti creano suspense e paura, ma il film non è horror perché non contiene elementi come mostri o assassini, eccetera, eccetera. E questo è fighissimo. Questo tipo di tecnica, questo tipo di esperimento cinematografico lo troviamo anche nel film Pig con Nicolas Cage, che è un film thriller, ma non thriller, ed è interessantissimo anche quello. Consigliatissimo, ragazzi, consigliatissimo anche Pig. Però ecco, qua io dico consigliato, ma consigliato a chi? A chi è che sto consigliando questi film? Perché è ovvio che se voi avete una scarsa cultura cinematografica, siete omologati al cinema mainstream, o siete veramente molto molto pronti a fare un'esperienza nuova, oppure non guardateli questi film, perché richiedono molto tempo, inteso non ci saranno esplosioni, non ci saranno combattimenti, non ci saranno cose che tipicamente infarciscono i film di Hollywood. Sono film riflessivi, sono film, a parte che questo film ha una delle migliori fotografie che ho visto negli ultimi 20 anni. Veramente, ragazzi, questo film ha una fotografia mostruosa, nonché un gusto, una capacità di creare inquadrature meraviglioso. Meraviglioso. Le migliori non si vedono nel trailer, ma ci sono delle inquadrature e una fotografia pazzesca. Anche la regia è stupenda. È veramente un grandissimo film, meraviglioso, sono troppo contento di averlo visto, troppo troppo. Tra l'altro sapete che l'asiatico ha un ruolo molto importante in The Walking Dead, ci sarà anche una citazione veramente molto elegante, molto molto elegante a riguardo. Recitazione mostruosa, ragazzi, recitazione mostruosa. Se vi fate coinvolgere, c'è stato un momento, uno o due momenti, in cui c'erano delle situazioni di ilarità, di divertimento all'interno di questa situazione familiare, e vi giuro che mi sono spaccato dal ridere. Cioè, ho riso proprio come, esattamente come ho un po' patito le loro sofferenze, allo stesso modo quando loro hanno riso tutti insieme, mi sono sentito molto molto parte di questa cosa, ho riso di gusto. Proprio riso bene. È anche un film che sa essere molto molto divertente e comico in piccoli punti, però è con grandissima eleganza. Eleganza è proprio la parola chiave di questo film, un'eleganza mostruosa, mostruosa. Sono strafelice di averlo visto e lo ritengo assolutamente un film horror a tutti gli effetti. Ci sono tutte queste situazioni, no? Perché loro arrivano in questa casa e c'è, che sta a Chinatown a quanto pare, ed è molto interessante come ci sia la sensazione che il mondo fuori sia molto opprimente e spaventoso, ma anche la stessa casa è spaventosa e ha
ha degli aspetti inquietanti che tramite la regia vengono caratterizzati maggiormente. Quindi il pavimento che cigola, sembra una banalità, no? Perché dite, ah, negli horror il pavimento che cigola. No, qua è una casa vecchia che cigola, cigola tutta. Si sentono i rumori della vicina di sopra, si sentono degli strani rumori dallo scantinato, che probabilmente, cioè, non sono cose fittizie fatte alla The Conjuring, no? Fai il film di paura, no, sono tutte cose reali, sono i rumori del mondo, no? Cioè della vicina, della lavanderia sotto, del custode, però sono rumori inquietanti. Che rappresentano i rumori inquietanti di un mondo che è un mondo difficile in cui vivere, un mondo opprimente, un mondo costoso, dove stare è difficile, dove stare è pericoloso. E all'interno poi di questo film ci saranno anche non dico citazioni, ma dei momenti in cui verranno anche ricordati episodi, però in modo molto elegante, perché non verrà mai esplicitato, però si sentirà la pressione e la sofferenza dell'11 settembre, dell'attentato dell'11 settembre, no? Di quell'incubo, quello è un incubo, perché siamo a New York, no? Quello è un incubo che ha buttato un'ombra su tutti i newyorkesi, su tutti gli americani, ma soprattutto su tutti i newyorkesi. Gli ha mostrato l'inferno, gli ha mostrato che non c'è sicurezza da nessuna parte, che è un mondo spietato, e si sentirà tutta questa cosa qua, tutti i rumori che si sentiremo saranno preoccupanti. È veramente qualcosa di. È veramente di magistrale, secondo me. Mi sembra, io adesso scopro che è il suo primo film. È pazzesco che una persona giri così bene con questo. Cioè, questa è una roba da Palma d'Oro, veramente, questo film. È pazzesco, è stupendo. Consigliatissimo, consigliatissimo. Veramente bello. Questo film è tratto da un'opera teatrale. E un po' si trascina dietro quello stile e anche quei rumori, perché a me questa casa, tutta col pavimento in legno, con una presa diretta dove la voce rimbombano, dove mica mi ricordo che non mi piace quella. Una presa diretta dove la voce rimbomba perché le stanze sono vuote, dove i passi fanno tum 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 tum. Mi ha ricordato proprio il teatro. Ed è una. Ma è anche bello da quel punto di vista, perché ci sono anche delle scene. Cioè, da alcuni punti di vista è iper cinematografico, da altri è iper teatrale, da altri è iper metateatrale cinematografico. Nel senso che. Le sue inquadrature, che bella, la luna è un po' rossa stasera. Le sue inquadrature sottolineano le quinte. Ci sono delle bellissime inquadrature dove, cazzo, vorrei farvelo vedere, vorrei poter avere le immagini per farvi vedere le cose che mi sono piaciute e alcune interpretazioni che io ho dato a certe immagini che ha mostrato. Alcune inquadrature sono proprio, sembrano gli scenari di un teatro, messi uno, insomma, su vari piani. In realtà sono le stanze della casa, non c'è nessuna cosa artificiosa, è proprio una casa. E poi ci sono anche delle situazioni dove vedremo delle inquadrature dove sembra quasi un teatro. Non lo so, è veramente un insieme. Di esperienze di sapori proprio un po' cinematografici, un po' teatrali, e sicuramente sembra un film europeo da questo punto di vista, perché è fuori dai canoni cinematografici a cui siamo abituati. Anche il Grandiose, grazie mille, come stai? Grazie mille per i 100.000. Grazie mille. Allora, nel film ci sono delle bellissime immagini,
ci sono dei dettagli di porte vetrate con appunto questi temi particolarissimi, no? Sembrano un po' le nostre case di una volta, dove le porte vetrate avevano modificavano poi l'immagine dietro, no? Un po' come quelle del bagno, per cui vedevi ma non vedevi, oppure ci sono delle situazioni di bagno fatiscente dove magari c'è un vetrino rotto, frammentato, cioè ci sono... E spesso nel film i protagonisti si riflettono dentro questi oggetti e la loro immagine viene scomposta, si scompone dentro questi oggetti, dentro questi riflessi. E io ci ho visto... Ci vedo un po' un paio di cose di comunicazione. Un po' anche probabilmente c'è la volontà di comunicare, perché poi i protagonisti di questo film sono le storie di questi uomini, che però sono complesse e sono ricche di verità nascoste. Quindi il fatto di scomporre così le immagini di queste persone mi ha dato l'idea come di voler dire che queste persone sono molto più complesse di come le vedi, che hanno delle storie molto più complesse e che in qualche maniera sono anche distrutti umanamente, perché tu li vedi proprio quasi fatti a pezzi in questi riflessi, no? Non so come descriverli, però ci sono proprio delle immagini dove c'è questo vetrino tutto spaccato e la persona è dentro il riflesso ed è fatta quasi... tutti i pezzi della persona sono riflessi chiaramente in angolazioni diverse. Quindi è quasi un modo di rappresentare simbolicamente... Perché poi vabbè, vedendo la storia capirete perché e come sono fatti a pezzi, però sembrano veramente fatti a pezzi da una vita che ti fa a pezzi, che in un modo o nell'altro, per quanto tu sia circondato da persone che ti amano, i figli, le mogli, alla fine arrivi e questo mondo ti fa a pezzi, è un mondo che ti lascia senza lavoro a 70 anni, a 60, famiglie che si disgregano, malattie mortali. Insomma, ci ho visto una serie di cose interessanti, chiaramente se le avessi davanti potrei fare delle interpretazioni più precise adesso.